Ciao a tutti e ben ritrovati. Questa sera prepariamo un piatto semplice, semplice, semplice. Praticamente facciamo le patate cotte al vapore con il nostro cuqueo. Vediamo che cosa ci occorre. Io qui ho sbucciato, lavato e tagliato a pezzi grandi e messo all'interno del cestello 400 g di patate. Poi utilizzerò un rametto di rosmarino, ho tritato mezza cipolla e una piccola carota. Poi utilizzerò un cucchiaino di dado e 300 ml di acqua. Andiamo a preparare. Ok, il cuqueo già è acceso, andiamo in manuale, cottura normale, temperatura elevata, perché io all'interno della pentola ho messo 3 cucchiai di olio dove farò rosolare la cipolla con la carota. Ho inserito il soffritto e lo facciamo rosolare facendo attenzione a non farlo bruciare. Uniamo adesso i 300 ml di acqua, un cucchiaino, nel mio caso di dado granulare, uniamo anche il rametto di rosmarino e adesso non ci resta che inserire il cestello con le patate. Cestello inserito. Cancelliamo questa cottura, passiamo cottura a pressione per 10 minuti. Come vedete le patate sono cotte, adesso estraggo il cestello. Come potete vedere all'interno del cuqueo è rimasto questo sughetto che adesso noi andremo a mettere sopra le patate. Quindi avremo le patate cotte al vapore con la nostra salsina. Ed ecco qui il piatto terminato. Patate al vapore con la salsina, io l'ho accompagnata con la scamorza fatta in padella. Buona cena a tutti. Se vi sono stata utile, lasciatemi un like. Se vi fa piacere, iscrivetevi al canale. Per ricevere le notifiche delle nuove ricette, cliccate sulla campanella in basso a destra. Grazie a tutti della visualizzazione. A presto. Ciao ciao.